Ciao ragazzi, bentornati. Ricominciamo l'ultima missione. Abbiamo le coordinate de... Se alimentiamo i loro sospetti. Ecco, aspettate che. Abbiamo le coordinate dell'assistente capo di El Cerebro. Potrebbe essere la nostra occasione per catturare lo scienziato pazzo. Raggiungete l'assistente ed estraete il cerebro. Perfetto. Ti possiamo fare scoppiare una guerra intestina. Holt, che ne pensi del cartello che Mamma usa mia. l'impianto di trasformazione della quinoa per Chiacchiere. contrabbandare cocaina? È vero? In passato i trafficanti ci hanno provato un sacco di volte, ma mai su questa scala. Qui il cartello può infilare la cocaina nelle scatole non appena escono dalla linea di assemblaggio. I sacchetti interni sono sigillati e la quinoa impedisce ai cani di sentire l'odore della droga. È abbastanza geniale, devo dire. Quindi l'impianto è un bersaglio giustificato. Diamoci dentro. Sì, ma non so, questa conversazione la sento tipo 3500 volte, cazzo. Cioè. Non so se è tipo andato in loop. Vabbè. Basta la radio. Allora, cerchiamo sto tipo. Drone, vieni a Il me. drone è partito. Vedo l'assistente. Eccolo Restate qua. a distanza e soprattutto non uccidetelo. Seguiamolo finché non raggiunge il cerebro. Un attimo, guido io. Mamma mia. Oh, un inseguimento. Seguimento, cioè. Un pedinaggio. Attenzione, perso. Merda, ci hanno beccato, l'assistente se la sta dando a gambe. Ma non è vero. Infatti, cioè. Così, cioè. Scusate ragazzi, c'ho un po' di catarro. Sì, questa missione magari l'ho già rigiocata perché non è giallo il cursore, avete visto all'inizio del video che c'era già rosso, ma era stato giocato un po' così. Quindi ho deciso di rifarla. Poi le altre sono fatte abbastanza bene, quindi va bene, tengo. Ma dove sta andando? Si sta portando in giro? Il posto è questo. Se il cerebro è lì dentro, lo catturiamo. Lo voglio vivo, capito? Di un piccolo calo di frame strano. C'è un sicario nei pressi della torretta. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Ecco i nostri dati sulle posizioni nemiche. Grazie, grazie, ribelli. Ho avvistato due narcos all'ingresso del campo.
Indietro, ti vedono. Vado in posizione. Adesso non riesco a far fuori. Ok, bersaglio marcato. Bersaglio a terra. Grazie. Eccolo il jammer. Silenzio. Cinga la verga! Questo è decisamente un problema. Anche quello. Hanno degli allarmi attivati. Cecchino, in cima alla torre. Anche l'allarme, perfetto. Ah. Sarà là. Forza di cosa. Qui c'è l'allarme. Ah, non c'è un cecchino lì. Qui c'è l'allarme. Madonna, quanti allarmi. C'è un bersaglio con mitra. C'è un'arma fissa. Tipo lì. Però lì c'è anche qualcun altro. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Ah. Io sono di esos cabrones de los que hablan. No se me hicieron la gran cosa, la neta. Oh, ce n'è ancora uno che non vede. Lì. Ne vedo uno con i mitra. Allora. In realtà potrei anche lasciarli stare questi. Ti devo andare là. Aspettate un secondo. Ok. E che sicuramente quello lì sotto lo sente. Vabbè, scusate, ma se io faccio così. Esposto in posizione. Hola, hermano. Bersaglio acquisito, in attesa. E sto. Oh, boh. A posto, a posto. Poi, vorrei capire perché non mi ha spottato questo, ma probabilmente perché c'era un altro. Uccisione. Ok. Calma, va tutto bene.
Qui c'è un arco. Là, di fianco alla torretta. C'è un allarme. Non vedo. Però vedo i fili d'erba. Qui si... ah, qua c'è il generatore. Attivo il drone. Il drone è andato, colpa delle interferenze. Quello sicuramente. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Prossimo che se non ha letto dormire. Sì, sì, dai, un generatore quello. La rischio un sacco. Abbiamo spaventati. Calma, state buoni. Ok, perfetto. Via. Si sospettano qualcosa, ma non... Bersaglio a terra. E il cancello è aperto, perfetto. Ehi, c'è un gruppo di sicari fuori dalla casa. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. E quanti sono? Raggiungo la posizione. Devo trovare una posizione migliore. Mi muovo. Bersaglio acquisito. Ho il nemico. Pronto ad andare. Lasciati stare, dai. Lasciamoli stare lì che voglio. Cecchino su quella torre. Ehi, soldato del cartello! Laggiù, alla casa.
Nemico a terra. Ehi, c'è un piccolo gruppo del cartello nella casa. C'è un bersaglio con mitra. Due sicari nel mirino. Tutto ok, tutto ok. Giù alla casa. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Manca uno. Drone in volo. Ne vedo uno con i mitra. Bersagli marcati, in attesa di ordini. Bersaglio marcato, bersaglio acquisito. Ok, bersaglio marcato. Ok. Ai tuoi ordini, capo. È storia. Occhio, ha sentito morire il suo amico. E attenzione, ha sentito il corpo cadere. Bersagli segnati, pronto all'assalto. Ho il bersaglio. Nessun bersaglio, ripeto, nessun bersaglio. Decisione. Bersaglio acquisito, in attesa. Attacco il nemico. A posto, a posto. Dov'è il tipo? Qua sotto. Non so arrivarci. Dai, cazzo. Ok, sì. Siamo a posto. No, che non troviamo il tipo. Ah! Ce la facciamo? Preso. Le mie scuse. Credo che possiate capire perché ho ceduto alle emozioni. È uno sviluppo inquietante. Sviluppo inquietante. Non biasimarti. Intendo, non sembrate gente che lavora per il Santa Blanca. Quindi immagino che vi mandi il governo americano. Il che implica che i miei piani subiranno un'alterazione. Ti adatterai. Non devo adattarmi. Ho già pianificato ogni cosa. Da settimane ormai. Forse mesi. Devo solo attivare il piano di emergenza Alpha Seta 984. Ossia? Fare esattamente quello che voi brava gente mi chiedete di fare, ovvio. Almeno per ora. In questo modo massimizzo le probabilità di sopravvivenza mentre valuto le possibili vie di fuga a mia disposizione. Ho l'impressione che andremo d'accordo. Perfetto. Fatto, cioè... Mi sorprendo perfino io. Cercarmi, sapete? Vero? Mi tiene sempre d'occhio, anche quando crede di ignorarmi. Dovrei tornare indietro, o se preoccupa. Potrei lanciarmi dal portalone posteriore. Preferirei di no. Ma ho quasi la soluzione. Sapete quanto fa freddo sott'acqua? Il problema dei legami chimici? Non esiste! Non sarà difficile trovare della monoetanolammina in Bolivia, no? È solo una questione di scala. Posso chiamare Nidia Flores? Sarà occupata, ma non è un problema. Mi conosce? Siamo amici. Cosa dicevo? Desolforazione? No, no, per la desolforazione servono due compartimenti. Non rimarrebbe spazio per la gente. Ah, sì? Ho visto i progetti di un sottomarino colombiano che aveva solo un tubo per respirare che usciva dall'acqua. Immaginate l'impronta termica. Meglio chiamare Nidia solo quando avrò una vera soluzione. L'ho detto che la conosco? E voi? Non ne ho avuto il piacere. Un momento. Un
un sottomarino vuoto. Ecco la soluzione. Metterci dentro della gente è inutile. Non ne ho idea. Siamo al punto d'incontro. Da qui ci penso io. Grazie al cielo, non ne potevo più di sentirlo parlare. E ora sai cosa proviamo tutte le volte che apri bocca? Ma lol. Sta bien, rindo! Sì, non devo neanche portarlo direttamente qua. Signora, Nidia mi starà cercando. Bene, perché noi cerchiamo lei. Dicono che hai un bel cervello tra le orecchie, camarada. Ora che sei in un mare di merda senza sommergibile, avrai capito che hai bisogno di me. E io ti aiuterò se tu aiuti me. Perdona la domanda, ma cosa credi di essere? Intrigante? Drammatica? Questi sassi erano qui molti secoli prima che tu fossi un gamete nei testicoli di tuo padre. E saranno qui secoli dopo che sarai tornata a essere polvere. Ma non capisci? Questi sassi sono molto più importanti di te nell'universo. Molto più dell'ipocrisia della vostra nobile guerra alla droga. Eh? Mi porti tu da Nidia oppure la aspettiamo qui? Ancora non capisci che finirai in prigione, dove nazi tatuati ti useranno come puntaspilli umano per i loro cazzi? Il problema è che pensi che importi qualcosa. Lo stupro anale, la cocaina, l'omicidio, tutte stronzate. Pensi forse che i giaguari perdano tempo con i sentimenti? O che i conigli che si mangiano contemplino il nome di Dio? Nel frattempo, tu sei qui a raccontarti bugie e a convincerti che puoi fare la differenza. Quindi non ti importa di nulla, è il cerebro. Il cerebro? Io non sono il cerebro. Il cerebro ti è sfuggito ancora prima che scoprissi la sua presenza. Lui è semplicemente sparito. Non è mai esistito. Bene. Perfetto. Che significa il tizio sbagliato? Pare che il cerebro abbia piazzato i vari indizi che abbiamo seguito. Ci ha fatto fare il giro dell'oca mentre lui se la svignava. E allora con chi cazzo sta parlando, Bowman? Il miglior progettista di sottomarini di El Cerebro. Una vittima sacrificale, in pratica. Merda, questa è roba da super cattivo dei film. Comunque la flotta di sottomarini del cartello è fuori gioco. Ci vorranno anni per rimettere in funzione il programma. Ed El Cerebro? È un vicolo cieco per ora. Bowman terrà gli occhi aperti nel caso si rifaccia vivo, ma al momento ci occuperemo d'altro. Va bene, c'è anche un video che adesso provo a farlo partire. Che dovrebbe essere... Vediamo. No, non è lui. Ma dovrebbe essere questo qua, forse. No. Forse... Questo dovrebbe essere. Nidia Flores era nei guai e lo sapeva. Sì. Non erano le droghe ad essere sotto attacco, era il denaro, la rabbia. Il denaro doveva essere già dagli investitori in Messico, ma non era mai arrivato. Che ha intenzione di fare? Non c'erano scuse, giustificazioni, niente. Nidia doveva trovare una soluzione prima che la soluzione trovasse lei. Perché li abbiamo bloccati i sottomarini praticamente. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. E praticamente adesso sto facendo il pulpo. E poi vediamo. Ciao a tutti.